Ciao a tutti da Katia, bentornati nel mio canale. Allora, come potete vedere, oggi cercherò di spiegare come ho realizzato questa maxi maglia. Non è una maglia, non è neanche un vestito, è una maglia da mettere, diciamo, sopra dei leggings o dei jeans. Comunque, questa maglia l'ho realizzata con questo filato della Mistrico Mon Amour. Allora, io per realizzare questa maxi maglia, che è una taglia 46, ho utilizzato mezzo chilo di filato, quindi 500 grammi. Vi faccio vedere anche cosa mi è rimasto da un pacco da 500 grammi, questo gomitolo. Allora, dicevo, questo è un microfibra 100% e ogni gomitolo è da 50 grammi ed è 135 metri. L'etichetta consiglia l'uncinetto ai ferri del 4 4 e mezzo. Io ho lavorato tutta la mia maglia con l'uncinetto del numero 4. Le maniche ho fatto due motivi. Ho fatto le mezze maglie alte e un motivo con le freccette con numero 4, e poi sono andata avanti fino alla fine con l'uncinetto del 3 e mezzo. E con l'uncinetto di 3,5 posso dire che si lavora anche bene, si lavora benissimo. E poi alla fine, quando ho finito la mia maglia, ho fatto solo un giro di ho fatto delle catenelle e una maglia bassissima saltando una maglia di base. Quindi ho lavorato una maglia sì e una maglia no. Ho fatto 3 catenelle, ho saltato una maglia di base, nella maglia seguente maglia bassissima. Così ho fatto nel collo, nelle maniche e anche il bordo della mia maglia. Ok? Quindi, diciamo, la maglia è molto semplice da fare, da realizzare. Ho iniziato con, ho preso la circonferenza dei fianchi, quindi prendendo la circonferenza ho iniziato con delle maglie alte, quindi non ho iniziato il lavoro con le catenelle. Ho fatto tante maglie alte fino ad arrivare alla mia circonferenza, dopodiché ho chiuso a cerchio e ho lavorato sempre a giro fino ad arrivare qui sotto le maniche, sotto le braccia, gli scalfi. Poi ho diviso il mio lavoro, io ho lavorato il davanti e il dietro separatamente. Dopodiché, arrivata all'altezza delle mie spalle, sia col davanti che col dietro, ho chiuso qui le spalle e poi ho iniziato a fare le maniche. Semplicissima. Quindi questa è una maglia che possono, diciamo che possono fare anche le principianti, ecco. Ok? Allora, credo che ho detto tutto e quindi adesso possiamo iniziare la lavorazione della maglia. Allora, iniziamo la nostra lavorazione con le maglie alte e non con le catenelle. Allora, per chi non si trova bene, a chi non piace iniziare con le maglie alte, può benissimo iniziare con le catenelle, però consiglio di iniziare con un uncinetto mezza misura più grande, anche di una misura più grande, in modo che le catenelle restano morbide, così quando poi andiamo a fare il primo giro le catenelle non tirano, non sono tese. Io, come ho già detto in altri tutorial, mi trovo bene così, iniziare con le maglie alte, però voi siete libere di scegliere se iniziare in questa maniera oppure con le catenelle. Ok? Quindi vi consiglio di usare un uncinetto più grande, una misura o mezza misura più grande. Allora, faccio 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Quindi vado nella prima catenella, entro e prendo il filo, così tiro leggermente su, filo sull'uncinetto e adesso esco una volta, filo ancora sull'uncinetto, esco due volte, cioè esco da due ed esco da due. E quindi abbiamo fatto la maglia alta. Le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Adesso filo sull'uncinetto e giriamo il lavoro leggermente così verso di noi. Allora, vedete, qui si sono formate come due costine. Quindi io vado dentro le due costine
prendiamo tutte e due, prendo il filo ed esco da uno, tiro leggermente su, adesso esco da uno, esco da due ed esco da due, così. Ancora filo sull'uncinetto, giro il lavoro per facilitare, cioè è facile vedere le due costine, eccole, così. Quindi prendo il filo ed esco, prendo il filo e tiro, poi esco da uno, esco da due, esco da due, mi faccio vedere, mettiamo dritto il lavoro. E qui abbiamo le maglie alte e continuo, quindi giro leggermente il lavoro, vado qui dove si sono formate le due costine. Allora giro, vedete, 1 e 2, prendo il filo ed esco, tiro leggermente su e adesso esco da 1, esco da 2 ed esco da due, così, e continuo. Quindi giro il lavoro, qui vi faccio vedere proprio dove abbiamo fatto quando usciamo da uno, quindi si forma come se fosse questa una catenella, quindi entro dentro, prendo il filo, tiro leggermente su, esco da uno, esco da due ed esco da due e ripeto, vi faccio vedere. Allora, ecco, così. Quindi io adesso vado avanti fino ad arrivare alla circonferenza dei miei fianchi. Allora, la mia circonferenza è 100, quindi faccio le mie maglie alte, le piego in due e arrivo fino a 50. Quindi le mie maglie alte, poi quando le piego in due, devono misurare 50 centimetri. Mi raccomando, se iniziate con le catenelle, lavorate le catenelle molto morbide, ok? Allora andiamo avanti e ci ritroviamo quando siamo pronte con le nostre maglie alte. Eccomi qua. Allora, io per la mia misura ho avviato 132 maglie alte, che adesso chiudo a cerchio. Quindi chiudo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Così. E qui metto un marcapunti, che poi alla fine questo pezzettino va cucito. Ok. Adesso, chiusa con una maglia bassissima, inizio con 2 catenelle. Adesso dobbiamo fare un giro tutto con delle mezze maglie alte, quindi vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta, quindi prendo il filo e chiudo tutte le maglie. Maglia seguente, mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta, quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. Finito il giro, poi dobbiamo ripetere ancora 3 giri, quindi in totale dobbiamo fare 4 giri di mezze maglie alte. Quindi finiti i 4 giri, poi ci ritroviamo. Allora, finiti i 4 giri delle mezze maglie alte, adesso andiamo a chiudere nella seconda catenella con una maglia bassissima. Facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. 3 volte filo sull'uncinetto. Quindi
salto 2 maglie e nella terza maglia alta, una mezza maglia alta, vado sotto la mezza maglia alta, così come se volessi fare una maglia alta in costa davanti. Noi invece facciamo una maglia alta tripla, quindi prendo il filo ed esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Adesso filo sull'uncinetto e torniamo indietro, quindi abbiamo saltato le 2 maglie, quindi adesso lavoriamo dietro al lavoro, così spostiamo la maglia alta tripla e lavoriamo le 2 maglie alte che abbiamo saltato, quindi 1 2. Adesso 3 volte filo sull'uncinetto, salto 1 2 3, quindi conto da qui che mi viene facile, 1 2 3, nella quarta mezza maglia alta vado sotto la mezza maglia alta, prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla, così adesso lavoro le 3 maglie alte che ho saltato, quindi vado dietro al lavoro così e lavoro una maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta, quindi abbiamo saltato 3 maglie alte e abbiamo fatto 3 maglie alte così, e ripeto, quindi 3 volte filo sull'uncinetto e salto 3 maglie, 1 2 3, nella quarta lavoro la maglia alta tripla, 1 2 3 4, filo sull'uncinetto e adesso lavoro le 3 maglie alte saltate, 1 2 3, ancora 3 volte filo sull'uncinetto, salto 3 maglie, 1 2 3, nella quarta vado sotto la mezza maglia alta, prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla, quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2, filo sull'uncinetto, vado dietro, prendo così dietro il lavoro e lavoro una maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta, ecco, quindi adesso vado avanti così per tutto il giro. Vi faccio rivedere ancora una volta. Allora, 3 volte filo sull'uncinetto e salto 1, 2, 3, nella quarta mezza maglia alta vado sotto la mezza maglia alta, prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla, quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Adesso lavoro le maglie che ho saltato, quindi vado dietro, vado nella prima maglia e lavoro una maglia alta, maglia seguente maglia alta, maglia seguente maglia alta, ok? Quindi andiamo avanti così come dicevo per tutto il giro. Sono arrivata quasi alla fine del giro, quindi devo fare l'ultimo motivo. Allora salto 4 3 mezze maglie alte, vado nella quarta, lavoro la maglia alta tripla. Adesso lavoro le 3 maglie alte, le 3 mezze maglie alte saltate. 2 3. E chiudo nella terza catenella iniziale, così, con una maglia bassissima.
Ok. Adesso 3 catenelle, 1, 2, 3. Qui abbiamo 3 maglie alte, quindi ho fatto le 3 catenelle sulla prima maglia alta. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta, maglia seguente, maglia alta. Quindi in tutto 3 maglie alte, 3 volte il filo sull'uncinetto. Adesso qui abbiamo fatto la maglia alta tripla, quindi sollevo la maglia alta e vado proprio qui. Non so se si riesce a vedere. Dove abbiamo agganciato la maglia alta tripla? Qui. Entro qui, prendo il filo e lavoro una maglia alta tripla. Così. Adesso vado nel secondo gruppetto, quindi vado nelle 3 maglie alte, lavoro la prima, lavoro la seconda. Lavoro la terza, 3 volte il filo sull'uncinetto. Vado qui dove abbiamo la maglia alta tripla e mi aggancio proprio dentro la maglia qui. Quindi in questa maniera il risultato, diciamo, risultano come delle freccette. Vado avanti e lavoro ancora 3 maglie alte sulle 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 volte il filo sull'uncinetto. Vado qui dove ho fatto la maglia alta tripla e mi aggancio proprio qui dove mi sono agganciata con la maglia. E lavoro la maglia alta così e vado avanti 3 maglie alte sulle 3 maglie alte. 3 volte filo sull'uncinetto, sollevo la maglia alta tripla. Vado proprio sotto dove mi sono agganciata la prima volta e faccio una maglia alta tripla, così. Vado avanti così per tutto il giro. Dopodiché, dopo che abbiamo finito il giro, facciamo 3 giri di mezze maglie alte. Così. Ok. Quindi andiamo avanti e ci vediamo alla fine del giro. Iniziamo il primo giro delle mezze maglie alte, poi continuate, fate in tutto 3 giri e poi ricominciamo a fare il punto. Sono arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere nella terza catenella con una maglia bassissima. Ok, e abbiamo finito il, diciamo, il motivo con le freccette. Adesso facciamo 3 giri di mezze maglie alte. Quindi iniziamo con 2 catenelle, maglia seguente, vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta. Qui dove ho la maglia alta tripla, quindi vado nella maglia e faccio una mezza maglia alta. Quindi dobbiamo lavorare in ogni gruppetto, abbiamo 4 mezze maglie alte perché stiamo lavorando su un multiplo di 4 catenelle. Così. Quindi andiamo avanti per 3 giri, poi ci ritroviamo per iniziare di nuovo, io le chiamo freccette, ecco, per
per farmi capire. Quindi poi iniziamo di nuovo a fare il punto delle freccette. Io vi faccio vedere l'inizio, poi andate avanti da sole perché il punto è molto molto semplice. Dobbiamo ripetere solo questi due passaggi delle maglie alte triple. Quindi una volta facciamo il primo giro, che la maglia alta tripla e l'agganciamo a sinistra, e nel secondo giro l'agganciamo a destra dentro la maglia alta tripla del giro precedente. E poi dobbiamo ripetere, dopo che abbiamo fatto il punto con le frecce, poi dobbiamo fare 3 giri di mezze maglie alte. Quindi la lavorazione è molto semplice e ripetitiva. Ok, quindi adesso facciamo 3 giri di mezze maglie alte, poi ci ritroviamo per iniziare il primo giro del punto freccette. Eccomi, allora fatti i 3 giri di mezze maglie alte, adesso dobbiamo ricominciare a fare le maglie alte triple. Allora mi sposto di una maglia, con una maglia bassissima vado nella maglia seguente. Perché? Perché dobbiamo seguire la stessa direzione dove abbiamo fatto la maglia alta tripla. Quindi qui. Quindi vi faccio vedere. Partendo da qui sono 4 maglie, 1, 2, 3 e 4. Così. Inizio con 3 catenelle. 3 volte filo sull'uncinetto, salto 2 maglie e nella terza lavoro la maglia alta tripla. E adesso torno indietro e lavoro le 2 maglie saltate, quindi vado dietro alla maglia alta tripla e vado nella prima maglia che ho saltato. Mi faccio una, lavoro una maglia alta, due nella seconda maglia. Tre volte filo sull'uncinetto. Adesso salto 1, 2, 3. Nella quarta maglia vado sotto la mezza maglia alta, lavoro una maglia alta tripla. Quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Filo sull'uncinetto e adesso vado a fare le 3 maglie alte nelle 3 mezze maglie alte saltate. Vado nella prima, sposto la maglia alta tripla, la sposto così in avanti e lavoro la prima maglia alta. Uno, due, tre volte filo sull'uncinetto. Salto 1, 2, 3 nella quarta, lavoro la maglia alta tripla. Esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Quindi adesso torno indietro e lavoro le 3 maglie saltate. 1, 2, 3. Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro. Dopodiché, nel prossimo giro dobbiamo fare le 3 maglie alte e la maglia alta tripla agganciata a destra nella maglia tripla che abbiamo fatto nel giro precedente. Quindi dobbiamo ripetere sempre questi motivi, questi giri, fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Dopodiché, quando arriviamo all'altezza degli scalfi, vi faccio vedere come andiamo avanti. Ok? Quindi andiamo avanti sempre con questi giri e ci ritroviamo dopo. Rieccomi. Allora, io sono arrivata all'altezza degli scalfi, quindi sono arrivata sotto le braccia.
In tutto, per la mia altezza, vi dico i motivi. Ho fatto 10 motivi, quindi i motivi io intendo le freccette, se vogliamo chiamarle così. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ho finito in questa maniera. Ora devo fare i 3 giri di mezze maglie alte. Io ho già diviso il mio lavoro, quindi i miei motivi sono 33 e ho fatto 17 davanti, 17 freccette davanti e 16 dietro. Allora, quando abbiamo un motivo in più, diciamo il motivo in più va messo sempre davanti. Ho già messo i miei marcapunti, quindi ho diviso il mio lavoro, ho contato le mie freccette e ho fatto 17 davanti e 16 dietro, quindi ho messo i miei marcapunti. Adesso dobbiamo lavorare le due parti separatamente, quindi dobbiamo lavorare prima il davanti e poi lavoriamo il dietro. Lavoriamo il davanti fino ad arrivare alla nostra spalla. Allora, qui è dove ho finito il giro. Quindi adesso, questo lo posso togliere che mi dà noia. Quindi adesso qui dove ho finito il mio giro con la maglia alta, inizio a fare i giri di mezze maglie alte, quindi 2 catenelle per iniziare con la prima mezza maglia alta. Adesso vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta. Quindi dobbiamo lavorare normalmente fino ad arrivare al marcapunti e poi quando arriviamo al marcapunti giriamo il lavoro e facciamo dei giri di andata e ritorno. Così. Adesso io vado avanti e arrivo qua fino al mio marcapunti. Eccomi. Allora, sono arrivata al mio marcapunti, quindi qui lascio, cioè non lavoro questa freccetta perché questa poi fa parte del dietro. Quindi arrivata qui dove ho il mio marcapunti, faccio 2 catenelle e giro il lavoro e ricomincio. Quindi vado nella maglia seguente e lavoro una mezza maglia alta, maglia seguente, mezza maglia alta. Maglia seguente, mezza maglia alta. Quindi facciamo i giri di andata e ritorno con le mezze maglie alte. Allora, questa volta invece di fare 3 giri di 3 maglie di mezze maglie alte, facciamo 4 giri. Così poi quando dobbiamo fare il punto delle freccette ci troviamo sul dritto del lavoro, ok? Quindi ripeto, non facciamo 3 giri di mezze maglie alte, ma ne facciamo 4. Quindi andiamo avanti, facciamo dei giri di andata e ritorno con delle mezze maglie alte per 4 giri. Eccomi qua, fatti i miei 4 giri di mezze maglie alte, adesso iniziamo a fare il punto delle freccette. Allora facciamo 3 catenelle per iniziare con la prima maglia alta. Maglia seguente, lavoriamo una maglia alta. Adesso 3 volte filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie e nella terza facciamo la maglia alta tripla. Torniamo indietro e lavoriamo le 2 maglie alte che abbiamo saltato, quindi 1, 2, 3 volte filo sull'uncinetto, quindi salto 1, 2, 3, nella quarta lavoro la maglia alta tripla. Torno indietro e lavoro le 3 maglie alte saltate, le 3 mezze maglie alte saltate. 1, 2, 3, così.
Quindi adesso dobbiamo lavorare normalmente. Quindi facciamo il punto freccetta e poi 4 giri di mezze magliette. Ora andiamo avanti e poi arriviamo qui alla fine del giro e poi facciamo il secondo giro insieme. Eccomi qua. Allora, sono arrivata alla fine del giro. Lavoro le mie ultime 2 maglie alte, quindi come ho iniziato, finisco. Ho iniziato con 2 maglie alte, finisco con 2 maglie alte. Adesso 3 catenelle e giro il lavoro. Quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Maglia seguente, maglia alta. Adesso 3 volte filo sull'uncinetto. Qui sul dritto del lavoro abbiamo la maglia alta tripla. Quindi io adesso mi aggancio proprio qui, proprio dove mi sono agganciata la prima volta con la maglia alta tripla. Quindi prendo il filo e lavoro la mia maglia alta tripla. Adesso qui abbiamo le maglie saltate, le 3 maglie saltate e lavoro 3 maglie alte. 1 2 3 volte filo sull'uncinetto. Quindi prima di lavorare le 3 maglie alte mi aggancio alla maglia alta tripla. Quindi vado qui, giro leggermente il lavoro, vado sotto la maglia alta tripla, prendo il filo e lavoro la maglia. Quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2, esco da 2 e adesso lavoro le 3 maglie alte saltate. Quindi lavoro, vado sulla prima e lavoro la prima maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta. 3 volte filo sull'uncinetto, giro leggermente il lavoro e mi aggancio sotto la maglia alta tripla, così. Prendo il filo ed esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Adesso lavoro le 3 maglie alte saltate. Quindi faccio la prima, 1, maglia seguente, 2, maglia seguente. Diciamo che la terza è un pochino difficoltosa prenderla, ecco, così. Allora, scusate, ecco. Vi faccio vedere dal dritto. Ecco. Quindi dobbiamo andare avanti così. Ora, avevo detto di lavorare il davanti e il dietro fino ad arrivare alle spalle, però ho pensato che io mi fermo fino al sottocollo, in modo che poi voglio fare delle spalline, insomma, voglio fare uno scollo, perché se vado dritta, arrivo fino alle spalle, mi viene poi uno scollo a barchetta. Lo potrei anche fare, però diciamo che preferisco fare un piccolo scollo. Quindi io vado avanti adesso con questa lavorazione, finisco il mio giro, poi faccio 4 giri di mezze maglie alte e ricomincio a fare il punto delle freccette fino ad arrivare al mio sottocollo. Dopodiché lascio, diciamo, anche 3 motivi, 3 freccette e lavoro questo motivi separatamente, faccio dei giri di andata e ritorno fino ad arrivare alla mia spalla. Comunque, io adesso vado avanti. Quando arrivo al mio sottocollo, poi vi faccio vedere come proseguo. Quindi mi raccomando, continuate adesso, fate questo giro, dopodiché fate 4 giri di mezze maglie alte e iniziate di nuovo il punto delle freccette. Allora, sono arrivata alla fine del giro, quindi devo fare le mie ultime 2 maglie alte e ho finito il giro. Allora, chiudo. Così. Quindi abbiamo fatto il primo giro delle freccette. Facciamo adesso 3 catenelle e giriamo il lavoro. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Adesso vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta.
Allora stringo un po' il filo. Così. Adesso tre volte filo sull'uncinetto. Quindi sul dritto del lavoro noi qui abbiamo la maglia alta tripla. Quindi adesso noi ci dobbiamo agganciare proprio qui dove abbiamo la maglia alta tripla. Così. Facciamo una maglia alta. E lavoriamo le maglie saltate. Quindi abbiamo due maglie alte saltate. Così. Adesso tre volte filo sull'uncinetto. Quindi prima di lavorare le maglie alte, ci dobbiamo agganciare alla maglia alta tripla. Quindi tre volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia alta tripla che ho sul dritto del lavoro. Vado ad agganciare qui, prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla. Adesso lavoro le maglie saltate, quindi faccio una, due, allora, due, tre. Tre volte filo sull'uncinetto, maglia alta tripla sul dritto del lavoro, quindi vado qui e mi aggancio sotto la maglia alta tripla e lavoro la maglia 1. Scusate, oh, non era tripla. Così. 2 2 2 2. E adesso lavoro le tre maglie alte saltate, quindi vado sulla prima e lavoro una maglia alta, vado sulla seconda e lavoro una maglia alta, e vado sulla terza. Vi faccio vedere dal dritto. Ecco. Quindi abbiamo fatto le freccette. Vi faccio rivedere. Quindi fate le tre maglie alte, adesso tre volte filo sull'uncinetto. Vado qui dove sul dritto ho la maglia alta tripla. Qui. Quindi mi aggancio alla maglia alta proprio sotto dove mi sono agganciata la prima volta, così. Prendo il filo e lavoro la maglia alta tripla. Adesso lavoro le tre maglie alte saltate, quindi vado sulla prima e lavoro la maglia alta. Vado sulla seconda e lavoro anche la terza. Così. Faccio rivedere dal dritto. Ecco. Quindi adesso continuate da sole. Allora, dopo che abbiamo finito di fare questo giro, facciamo ancora 4 giri di mezze maglie alte. Ok? Allora, all'inizio, cioè, avevo detto di arrivare fino alle spalle, però vorrei fare un piccolo scollo, ecco, quindi arrivo fino al sottocollo. E poi voglio fare tipo come, ecco, voglio lavorare come fare delle spalline in modo da formare uno scollo davanti, perché altrimenti così mi viene se lavoro sempre fino alle spalle mi viene uno scollo a barchette, a me sinceramente non piace molto, quindi voglio uno scollo. Allora arrivo fino al sottocollo e poi divido ancora il lavoro e faccio delle spalline. Ok, quindi adesso andiamo avanti e quando arrivo sotto, diciamo sotto al collo, poi vi faccio vedere come faccio, come vado avanti. Eccomi qua. Allora, io sono arrivata alla mia misura. Vi faccio vedere
Quindi qui è dove abbiamo iniziato a lavorare le due parti separatamente. Quindi ho fatto i 4 giri di mezze maglie alte, il punto con le freccette, 4 giri di mezze maglie alte, il punto con le freccette, 4 giri di mezze maglie alte e il punto con le freccette. Quindi ho finito il giro in questa maniera. Ora io da questa parte ho finito i giri, diciamo del punto delle freccette. Cosa ho fatto? Ho fatto due giri, solo due giri di mezze maglie alte fino ad arrivare qui, 1, 2, 3 motivi del punto freccette. Quindi poi la stessa cosa farò qui da questa parte e lavorerò due giri di mezze di maglie alte, mezzo maglia alta. Per tre, diciamo, tre motivi per due volte, solo due giri, e poi questo è, diciamo, la parte dello scollo che resta aperta. Allora, se voi volete uno scollo più chiuso, diciamo non proprio così aperto, invece di tre freccette arrivate fino a quattro, ok? Quindi poi la scollatura è questa. Restano poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 freccette. Quindi fate la stessa cosa, nel senso che decidete quanto volete chiudere le spalle. Ripeto, io ho fatto solo due giri di mezze maglie alte. La stessa cosa farò dietro, non proprio uguale, perché adesso inizierò la lavorazione, la parte dietro, però andrò, non farò, no, diciamo, non farò lo scollo, quindi vado dritta fino ad arrivare qui alla spalla. Quando poi facciamo il dietro, lasciamo un motivo. Qui abbiamo le tre maglie alte e la maglia tripla incrociata, quindi lasciamo questo motivo e poi iniziamo a lavorare da qui, dalle tre maglie alte, iniziamo a fare il giro delle mezze maglie alte, lasciando un motivo proprio qui, all'altezza quando iniziamo a lavorare il davanti e il dietro. Quindi lasciate un motivo, ok? Quindi adesso io lavoro l'altra spalla e poi il dietro, poi ci ritroviamo e iniziamo a fare le maniche. Eccomi qua. Allora, io ho fatto il davanti e il dietro e ho cucito le spalle. Come vi avevo già detto prima, lasciavo tre motivi e tre freccette. Ho lavorato due giri di mezze maglie alte, due giri di mezze maglie alte anche sul dietro, poi ho cucito e quindi adesso sono 4 giri di mezze maglie alte. Ok, nel frattempo ho fatto anche una manica. La manica mi piace molto perché alla fine viene un po' larga e così mi piace veramente tanto. Allora, io la manica l'ho lavorata con due uncinetti. Ho fatto 3 giri di mezze maglie alte e un motivo con le freccette con l'uncinetto del numero 4. Poi ho iniziato a fare il giro, i giri di mezze maglie alte. Da qui ho iniziato con l'uncinetto del 3 e mezzo fino ad arrivare alla fine. Ora io ho fatto la manica a tre quarti. Io adoro le maniche a tre quarti, mi piacciono tantissimo. Poi soprattutto adesso che, diciamo, è primavera, quindi quando ci saranno quelle belle giornate di sole, la manica a tre quarti per me è l'ideale. Allora, ora vi faccio vedere come iniziare l'altra manica. Allora, iniziamo adesso a fare la manica. Allora, io per il mio giro manica ho fatto 56 mezze maglie alte, quindi vi ricordo che ho un multiplo di 4 catenelle. Allora, diciamo che il mio scalfo era leggermente largo e la manica mi risultava troppo larga. Allora, cosa ho fatto? Ho chiuso qui 2 centimetri, ho cucito 2 centimetri, che poi diciamo non si nota assolutamente. L'apertura era 20 centimetri e dato che per me era troppo larga, sono arrivata a 18. Quindi io nella mia manica, nell'altra manica, intorno al giro manica, ho lavorato 56 mezze maglie alte. Quindi adesso devo fare la stessa cosa da questa parte.
Quindi voi man mano che prendete, cioè che fate le maglie, dopo che avete fatto le maglie, chiudete, provatelo. Provate per, diciamo, per controllare se il giro manica vi va bene. O se è troppo largo, se è troppo stretto. In caso se è troppo largo, diminuite qualche maglia nei giri delle mezze maglie alte, perché adesso noi iniziamo a fare 3 giri di mezze maglie alte. Quindi in questi 3 giri, se la manica vi risulta troppo larga, in questi 3 giri diminuite qualche maglia fino ad arrivare alla misura, insomma, perfetta per voi. In caso contrario, se l'apertura vi risulta troppo stretta, allora man mano che fate i giri di mezze maglie alte, aumentate qualche punto. Ogni 6-7 maglie, mezze maglie alte, aumentate una maglia, ok? E poi provatela. Allora, io inizio da qua, proprio qui. Prendo il filo. Vado in un punto qualsiasi, quindi prendo il filo. Allora, ok, e io come sempre faccio un nodino, anzi ne faccio due. Quindi entro dentro la maglia, ovviamente poi devo nascondere tutti i fili. Allora inizio con 2 catenelle, vado qui in questo foro e lavoro una mezza maglia alta, vado nel foro seguente, faccio una mezza maglia alta, quindi ho iniziato, sono 3, vado in questo forellino, 4, in questo foro 5, 6, in questo forellino 7, 9, 10, 11. Allora io lavoro in tutti i forellini. Io lo faccio perché so già che lavorando in tutti i forellini arrivo a 56 mezze maglie alte. Quindi lavoro per non lasciare anche degli spazi vuoti. Quindi vado avanti così fino ad arrivare alla fine del giro. Ok, ci ritroviamo alla fine. Eccomi, allora sono arrivata a 56 mezze maglie alte. Adesso vado a chiudere nella prima maglia dove ho fatto le 2 catenelle. Ecco, chiudo nella seconda catenella con una maglia bassissima. 2 catenelle per iniziare con la prima mezza maglia alta e continuo. Adesso vado avanti e lavoro ancora 2 giri di mezze maglie alte e poi ricomincio a fare il motivo con le freccette. Così. Quindi faccio questo giro, poi ne faccio ancora un altro e poi iniziamo insieme il punto con le freccette. Qua, allora ho fatto i 3 giri di mezze maglie alte. Adesso iniziamo a fare il punto fre delle freccette. Allora facciamo 1, 2, 3 catenelle, 3 volte filo sull'uncinetto, salto 2 maglie, nella terza lavoro una maglia alta tripla. Quindi entro nella maglia in costa davanti, poi torno indietro e lavoro le 2 maglie alte che ho saltato, quindi lavoro dietro alla maglia alta tripla. Così. Adesso 3 volte filo sull'uncinetto. Saltiamo 1, 2, 3 nella quarta, la maglia alta tripla. Allora, scusate. Quindi torno indietro. E lavoro le 3 maglie alte saltate. Allora, il punto è uguale, diciamo, alla maglia. Quindi adesso dobbiamo lavorare a giro. Dobbiamo fare
Se per voi, diciamo, la manica va bene, lavorate sempre con lo stesso uncinetto. Io invece ho cambiato, quindi ho fatto il motivo con le freccette. Quindi ho fatto i due giri, prima la freccetta incrociata a sinistra, poi la freccetta incrociata a destra, e poi ho fatto i tre giri delle maglie alte, però i giri delle mezze maglie alte le ho lavorate con l'uncinetto del 3,5, quindi poi io sono andata avanti per tutta la mia manica con l'uncinetto del 3,5. Allora, per arrivare alla misura della mia manica, che vi ricordo che la mia manica è una manica a 3/4, ho fatto, allora vi conto da qui dalle freccette 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 volte ho ripetuto il motivo delle freccette, ok? Ovviamente poi facciamo mezze maglie alte, freccette, mezze maglie alte, freccette. Comunque le freccette le ho fatte per 7 volte e questa è la mia manica. Diciamo, se a voi va bene, fate gli stessi motivi. Se la volete più lunga, andate avanti. Alla fine poi ho fatto anche un bordino quando ho finito la manica, ho fatto 3 catenelle, ho saltato una maglia e nella maglia seguente una maglia bassissima, 3 catenelle, salto una maglia, maglia seguente, maglia bassissima e ho fatto il bordino in questa maniera. Ok? Quindi se vi piace lo potete fare oppure diciamo fate qualcosa di vostra fantasia. La stessa cosa ho fatto qui nello scollo. Ho fatto un giro tutto di 3 catenelle, ho saltato una maglia, nella maglia seguente maglia bassissima e sono andata avanti così. Quindi io penso che ho spiegato tutto quello che c'era da spiegare, quindi non vi faccio vedere come vado avanti con la manica perché il punto è uguale alla maglia, ok? Quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi. E spero che la maglia, che la maxi maglia o mini abito, come lo vogliamo chiamare, perché diciamo l'ho fatto tipo come un mini abito, quindi non è né un abito né una maglia, una maxi maglia, chiamiamola così. Ok? Quindi se vi è piaciuto, spero tanto che è stato di vostro gradimento e se è così fatemelo sapere nei commenti. Vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Un bacione a tutti, ciao.